Buongiorno, Orchidea di Brosol, Orchidea Medicina per l'Anima. Mi ricordo sempre i libri, questo qui è nuovo, Orchidee Pensieri Notturni in Ordine Sparso. Sono sui miei pensieri notturni nelle mie notti insonni. Non è di orchidee, è di altri argomenti, l'attualità e tante storie. Orchidee, una medicina per l'anima, è solo ebook, si può trovare solo su Amazon. Questo qui invece, questo qui è Pensieri Notturni in Ordine Sparso, questo è Orchidee, storie dei personaggi, l'ho trovato qui l'orchideria su Amazon. Allora, stiamo facendo questi video un po' sulle orchidee in generale. Mi ha parlato della luce, temperatura, umidità. Adesso parliamo della fioritura. Allora, c'è una grande variabilità nella fioritura delle orchidee. Alcune orchidee durano fiorite tantissimo, altre meno. Sapete tutti che le Phalaenopsis sono i fiori che durano 3 mesi, anche di più. Ci sono certe orchidee che durano pochissimo. Per esempio le sobralie sono delle bellissime orchidee dell'America tropicale, i fiori sbocciano al mattino e appariscono la sera. Lo stesso la vaniglia, i fiori della vaniglia fragrans, quella che si usa per fare la vaniglia, che è un'orchidea, è una liana come quella lì, i fiori sbocciano al mattino e appariscono la sera. Poi ci sono tante che durano molto di più. Per esempio il Dendrobium cupressore della Nuova Guinea, è un piccolo dendrobium bellissimo ma è un po' una carognetta, però i suoi fiori durano così tanto che vanno spolverati, perché i singoli fiori durano 10 mesi. Allora, diciamo che parlando delle orchidee più comuni, le Phalaenopsis hanno una fioritura che solitamente in casa si ha la fioritura a partire da dicembre e arrivare a giugno, a settembre, non si ha la fioritura in autunno, perché d'estate con troppo caldo, d'estate con le notti corte, i giorni molto lunghi e molto molto caldo e le giornate molto lunghe, nessuna induzione a fiore, e per cui non si ha di conseguenza la fioritura in autunno. La fioritura in casa solitamente si ha da dicembre a livello d'agosto. Le piante che trovate fiorite in giro in autunno sono coltivate in aziende industriali che vengono oscurate di giorno per accorciare il giorno e vengono condizionate per tenere la media giorno-notte intorno ai 22 gradi. Tutto il resto dell'anno, diciamo nel giro di finito la fioritura, ecco, se dovete fare una bella cosa, quando finisce la fioritura dovete mettere l'etichetta, magari inizio fioritura e fine fioritura. E vi accorgete che la prossima fioritura, caduto l'ultimo fiore, mediamente 3 mesi e mezzo rifiorisce, ci vuole circa un mese per avere l'induzione a fiore, e 2 mesi e mezzo perché si sviluppa il ramo e comincia a fiorire il primo fiore. E questo si avrà appunto a partire da dicembre arrivare ad agosto in casa. Durante il resto dell'anno no. Ci sono tante piante che però le condizioni sono diverse, le orchidee sono tantissime, le piante orchidee, per esempio le Phalaenopsis sono da caldo d'inverno e ombra d'estate, ad esempio i Papiopedon, questi qui sono i Papiopedon da fresco, sono i classici orchidee Papiopedon che si chiamano i Papio americani, perché gli americani nell'inizio del 1900, hanno fatto un sacco di questi ibridi. C'è un sacco di gente che sa questi ibridi americani che non gli fioriscono, ma perché li tengono troppo a caldo? Perché questa è una pianta da fresco. In autunno devono prendere un bel sbalzo di temperatura tra il giorno e la notte. Se lasciate fuori d'autunno, fin quando cominciate a mettere il cappotto, vedrete che vi parlo che tutti i fiori che non hanno fatto prima, perché loro per fiorire bisogna sentire fresco di notte. Invece, per esempio, le catreie amano moltissima luce. Se non hanno tantissima luce non fioriranno mai. Però hanno un sacco di foglie ma non fanno i fiori, perché la loro condizione per fiorire è avere tanta tanta luce, una pianta proprio da tantissima luce. Per avere un'idea, le Phalaenopsis ci vuole intorno ai 10-12 mila lux, per le Cattleya 30-35 mila lux, perché sono piante da tanto tanto caldo e così via, tutte le altre, ognuna ha le sue esigenze. Per cui, se mettete assieme nello stesso posto Phalaenopsis, Cattleya, Papaveden, questi qua, cioè o va bene per uno, va bene per l'altro, o va bene per l'altro. Cioè, sono cose diverse che vanno tenute appunto. Quando comprate un'orchidea cercate di informarvi che cos'è, quali sono le sue condizioni, in modo da sapere come tenerla. E poi una cosa molto interessante da fare è appendere su quando la pianta fiorisce, quando inizia a fiorire, vedete c'è un'etichettina, inizio bocciolo, inizio fioritura, fine fioritura, la data, e così vi potete fare un foglio Excel su tutte queste cose qua delle vostre orchidee, e così saprete esattamente quanto vi è durato il fiore, quando è fiorita. È bello avere queste cose qua. Comunque, le orchidee sono tantissime, ognuna ha le sue esigenze,
E appunto, ecco, per esempio, i dendrobi pilari di questi qui, questi sono piccoli, poi i giulici li abbiamo più grandi. D'inverno devono perdere foglie, devono fare riposo, se non fanno riposo non fioriscono. Praticamente in autunno, quando le foglie cominciano a diventare un po' brutte, non si bagnano più e tutte le foglie si staccano, adesso non le ho ancora perse tutte, e poi sui rami dove ha perso la foglia, su ogni nodo, quando comincia a gonfiarsi la gemma sul nodo, si ricomincerà a bagnare e praticamente ogni ramo si riempirà di fiori. A marzo è pieno di bocce, ad aprile sono piene di fiori, è tutto un fiore. Beh, appunto, ognuno ha le sue esigenze. Le orchidee oggi sono considerate valide più di 30.000 specie, gli ibridi sono infiniti. Non è che sono tutte allo stesso modo, anzi, ognuno ha il suo modo diverso. Dovete sapere, quell'orchidea qui va tenuta così, questa va tenuta così, in modo di sapere come fare. Ok, dai, a domani.